Ci credi o non ci credi? C'è una netta differenza tra l'incamminarsi verso la propria meta con decisione, con sicurezza, convinti delle proprie capacità, e invece partire con dubbi e incertezze. Ciò che conferisce un grosso vantaggio quando si vuole ottenere qualcosa o raggiungere un obiettivo è la convinzione di farcela. Se mettendo in atto la tua strategia ti sorgessero dei se o dei ma, qualcosa non sta funzionando. Lui riuscirà meglio di me, non ce la farò, avrò di sicuro dei problemi, è difficile. Quante volte ti è capitato di ripetere a te stesso queste frasi? Sono le classiche affermazioni delle persone che non credono in se stesse, di quelle che non ci credono abbastanza. Risultato? Un inevitabile fallimento. Certo, puoi provare a rivedere il tuo piano d'azione, puoi farlo anche in modo analitico, controllare che non vi siano falle e che tutte le possibilità siano state esplorate, ma se non convinci te stesso per primo, non ce la farai. È come una profezia che si autoavvera, insomma, se pensi di non farcela, non ce la farai mai. Quindi cosa fare? Inizia dal crederci. Credi nelle tue abilità, nelle tue risorse. Credi nel tuo potenziale di poterlo sfruttare al massimo per riuscire con successo in quello che fai. Credi non solo di potercela fare, ma di essere il migliore e ottenere il massimo risultato. Quando prepari un esame, una gara, un progetto, credi che sarai tu ad alzare la coppa, a vincere la medaglia, ad essere il migliore. Lo so, posto in questo modo può sembrare un banale discorso da motivatore o da navigato guru da palcoscenico, ma c'è un termine scientifico a cui fare riferimento che è autoefficacia. Ti sto chiedendo di aumentare la fiducia nelle tue capacità e crederci per eliminare la frustrazione, lo stress causati da una bassa convinzione di riuscire. Ma poi pensaci, se sai già che non ce la farai, ma non è meglio lasciar perdere? Guadagneresti tempo, denaro, energie, potresti dedicarti ad altro. E invece credici. Inizia a dare un senso all'energia, al tempo che stai investendo.